Ciao ragazzi, come state? Oggi vi mostro acquisti fatti da dove sono stata? Da Primark di Venezia e da Action di Padova. E devo dire che ho acquistato un po' di cosette, ma non ho speso tanto, quindi sono anche contenta. Tutte cose super carinissime. Sono super contenta di aver trovato questi da Primark. E quindi veramente super super contentissima. Ok, allora iniziamo subito con le cose che ho acquistato da Action. Allora, ho preso queste maschere peel off, ce ne sono 4 ognuna. Questa sono tutte con i glitter. La differenza fra i due, allora erano in promozione a 1 euro, e ragazzi sinceramente non ho neanche visto la differenza fra le due, ma penso siano tutte maschere purificanti. Allora, questa arancione con estratti di fiori deterge profondamente ed esfolia la pelle, sì, ok, e mentre questa argentata e con prugna idrolizzata, deterge profondamente e sfoglia la pelle, quindi sì, tutte e due. E per il prezzo che è, le provo, insomma. Poi mi piacciono tanto le maschere peel off, le adoro. Poi ho preso questo... vi dico il prezzo, vediamo, che mi pare che ho lasciato qua gli scontrini. Eccolo qua, Action. Allora, sì. Poi ho acquistato queste... E sono un set di 1, 2, che si è anche attaccata, no, sì, 1, 2, 3 e 4. Aspettate che vi alzo su perché siete un po' troppo bassi, ecco, così vedete un po' meglio. Quindi 5 borse a 99 centesimi, ed ero andata tutto con mia sorella e gli ho detto: guarda, qua adesso ti metterò tutti i tuoi regalini, quando ti farò un regalo lo metterò dentro questa borsettina, quindi diciamo regalini mini. Poi animali 3D, ho preso questo del koala, e anche questo non vedo l'ora di farlo, sono 37 pezzi. E ne avevo già preso uno che devo ancora fare, quindi mi pare che avevo preso il fenicottero, mi sembra. Comunque sembrano super carini, non vedo l'ora di farli sinceramente. Proseguiamo con... Ah no, le maschere 89 centesimi, scusate, costavano ancora meno. Poi il set per calligrafia, questo, guardate che bello. Allora, appunto, la penna intanto è fantastica, e poi all'interno abbiamo tutti questi inchiostri, 10 differenti, e sono questi colori. Troppo carino, cioè, e poi ragazzi, 1,99€, quindi ho detto ok, via, vieni subito. Poi, sempre a 1,99€, ho preso questi righelli, che sono fantastici. Allora, io li ho visti che una ragazza li aveva pubblicati su Facebook, e quindi ho detto ok, se no li distruggo subito, speriamo che quando vado di trovarli. Allora, innanzitutto sono, vabbè, righelli normali, quindi volendo ci si può prendere anche le misure, e abbiamo da un lato l'ondulato più stretto, e questo è più largo. Poi si può fare le righe in mezzo, quindi per fare no, non fa vedere qui, vediamo forse dietro se vi fa vedere. Vedete, qua potete fare le diverse righe, le righe normali. Poi ci sono, questo è un righello normale con l'alfabeto. E poi abbiamo questo con quadrati, rettangoli, cerchi, un po', insomma, un po' un misto. E lo zigzago stretto e lo zigzago largo. Poi, ovviamente, lo potete utilizzare come... come si chiama? Come stencil, no? Non so come si dice. Ma potete utilizzarlo anche per tagliare la carta. Aspettate che vi faccio vedere. Tipo, lo mettete così. Vediamo se si riesce.
ovviamente bisogna fare un po' attenzione. Vedete? Cioè, fantastico. Io ne avevo già fatto uno realizzato da me vedendo un tutorial molto più distruttivo, insomma. E, però, insomma, per 1,99€ sono super contenta di averli, quindi, e ve li consiglio anche perché sono fatti veramente molto bene. Poi, vediamo. Poi ho preso un'altra maschera viso della Sirenetta da 99 centesimi. E come l'altra volta, guardate il design, quanto bello è. Queste sono originali Disney. È una maschera in tessuto. E questo è, dovrebbe essere il tessuto. Non le ho ancora provate le altre, le proverò sicuramente. Questa è una maschera in fogli per il viso, idratante, al profumo di anguria. Forse l'avevo già presa, non mi ricordo se l'avevo già presa, però comunque non mi interessa perché veramente il packaging sono veramente bellissimi, stupendi, li adoro. Poi abbiamo album adesivi che sono questi con le emoji e il panda. Andiamo a vederli subito. Oh, che bello, anche tipo da usare come stencil. Caspita, che carini. No, vabbè, li adoro, ragazzi. Sono stupendi. Molto contenta, molto molto contenta. Poi, ah, vabbè, ho comprato delle candele galleggianti, 20 pezzi a 3,49€, che è anche un buon prezzo. Poi abbiamo i pennarelli di calligrafia nero, sono questi, sono costati 99 centesimi e sono quelli a scalpello, da 2 mm, 3,5 e da 5. Vedete, al diverso tratto, quindi anche questi vanno benissimo. Poi questi, ecco, i pennarelli outline, 1,99€, e li ho desiderati da sempre. Sono praticamente questi pennarelli che, beh, lo vedete da qua, praticamente hanno il bordo del colore, però all'interno è argentato, glitterato, ed è un pezzo che li volevo. Purtroppo c'erano solo queste varianti di colore, che sono quindi nero, grigio e poi dal rosa al viola. E spero magari di trovare altro la prossima volta. Poi ho preso questi, vediamoli subito. Il colore è acqua blu, blu acqua insomma, e clear sky, quindi cielo sereno. E dovrebbero essere la stessa cosa di quelli che vi ho fatto vedere adesso. Glitter marker. Vabbè, sono da caricare la punta. Però guardate che belli. Bello, bello, bello. Cioè, proprio adoro. Ok. Poi ho preso washi tape. Ho preso questi tre. Quindi abbiamo 7 da 6 mm con i colori autunnali. Poi qua ne abbiamo uno da 6 mm, uno da 10, uno da 15 e uno da 20 con la frutta. E poi 7 da 6 mm, questi con colori più... non so perché mi ricordo la scuola, come fantasia, Monday, cioè tutti i giorni, la pioggia, i quadretti, la colazione, vabbè, comunque sui toni del rosa al viola. E basta, queste sono le cose appunto che ho acquistato da Action e devo dire che sono super mega contenta. Poi da Primark ho acquistato in promozione scontato questo a 4€, che era già rotto, quindi lo apro del tutto adesso, invece di 7€. Allora, è veramente molto molto bello, perché allora abbiamo una visione settimanale dal lunedì al venerdì, abbiamo un righello da 20 cm e poi il puntinato per
boh, scrivere, ma non è che ci possa scrivere chissà che. E poi c'è la, penso che vada messo così, sì, la base in legno per tenerlo a tavolo. Allora, ecco qui, vedete? Tac. E questo si mette, sì, così, l'unico modo, no? No, forse ho sbagliato qualcosa. Fatemi vedere, forse sto sbagliando qualcosina. E questo va messo così, no, no, va messo... Però sapete che non mi piace, no, così non... Non lo so, ragazzi, adesso mi sto... No, penso che vada proprio messo così. Però lascio troppo spazio. O l'ho forse messo tenuto così. Non lo so, ragazzi, guardate, dall'immagine è così. Però sembra che ci sia poco spazio. Vabbè, deciderò al momento. Magari tipo si mette una penna. Però se scrivi, boh, non lo so. Comunque, vabbè, l'ho preso perché mi piaceva. Poi con Stitch, quindi ci sta. Poi ho preso questo phone charm che non userò mai come phone charm perché poi si rovina, a 3 euro, di Sailor Moon con appunto Luna, che è veramente super carinissima, e anche il phone charm è stato fatto molto bene, mi piace tanto, ed è la appunto originale Toy Animation, troppo carino, troppo carino. Poi questo set, che non ho ben capito com'è, però costava solo 2 euro, dovrebbero essere appunto sticky notes con Spider-Man, Thor, Iron Man e Hulk. Ma andiamo ad aprirlo, perché sì, non capisco come sono fatti. Vediamo. Beh, sono carini. Allora, alla fine, cioè, c'è soltanto un cartoncino con il personaggio e poi abbiamo dei semplicissimi sticky notes, molto banali. Però devo dire che loro sono veramente disegnati bene. Cioè, una volta che hai finito lo sticky notes, hai il personaggio. E sono veramente molto carini. Così. E questo, Spider-Man, con lei, che non mi ricordo come si chiama, ma ho visto il cartone e mi piace tantissimo, che si trasforma in... No, che ha... L'amico scoiattolo, non mi ricordo, comunque ragazzi, bellissimo. Vabbè, dettagli. Ok, ultime cose sono quelle che vi ho mostrato prima, cioè questi che vado subito ad aprire perché questi li tengo senza confezione. Allora, questi vengono 6 euro ed è un super prezzaccio, ragazzi, ma veramente un prezzaccio, anche perché all'inizio questi venivano venduti come blind box. Infatti ci sono anche in internet su Amazon, però non sapete all'interno chi trovate. E appunto adesso sapere chi c'è è ottimo, specialmente per questi delle principesse, perché così finisco la collezione. Il punto è che mi manca Merida, e poi mi ricordo che nella collezione c'era anche Anna ed Elsa, ma che qui hanno tolto. Anna e Elsa erano quelle proprio più rare, proprio rare, rare, rare. Allora, andiamo subito ad aprire. Allora, qui ho preso tutti tranne lo Stitch alieno, perché non mi piaceva. E qui, diciamo, ho fatto più una scelta di bello piuttosto che collezionismo. Ah, ma sono bloccati. Beh, giusto. Allora, aspettate che... Meglio fare la forbice piuttosto che staccare la testa a scramp. Cioè, guardate quanto è carino. È adorabile. Cioè, è veramente molto molto carino. Adesso mi arriverà anche il portachiavi che mi hanno regalato, e quindi non vedo l'ora che arrivi. Poi abbiamo Lilo, che però mi viene il dubbio. Allora, aspettate un secondo. Rieccomi. Ero convinta di averla, ma invece non ce l'ho. Ce l'ho in versione Funko. Funko, grande, insomma. Che carina! Lei con la sua macchina fotografica. Guardatela. Adoro Lilo. Così. E poi abbiamo Stitch.
eccolo qua. È super tenero. Bellissimo, bellissimo. Adoro, adoro. E quindi ho fatto il tris così. C'era anche appunto questo. L'alieno, però non mi ispirava, non mi piaceva. E quindi ho scelto così. Poi vi faccio vedere le principesse, quindi c'è Biancaneve, Ariel, Belle, Jasmine, Pocahontas, Tiana, Rapunzel e Merida. E io ce le ho tutte, appunto mi mancava Pocahontas e Merida, che erano le più difficili da trovare. E se le trovate in giro ve le vendono a prezzi fuori di testa, e quindi anche no, perché sapevo che dovevano uscire, si potevano scegliere. Sinceramente il fatto appunto di non avere Anna o Elsa non mi dispiace, perché tanto non lo so, non mi fanno impazzire loro, non lo so, non mi stanno simpatiche forse, non lo so, però quindi sono contenta così. Guardate quanto è bella Pocahontas, cioè è stupenda, ma veramente è stupenda. Bellissima, 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 bellissima. E tra l'altro era l'ultima, non ce n'erano più, quindi sono stata anche veramente molto fortunata. Adesso spero di riuscire a trovare anche Merida. Speriamo, incrociamo le dita. Bene ragazzi, vi ho mostrato tutto quanto. Spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia, vi abbia fatto piacere passare, cosa saranno, 10 minuti più o meno con me. Vi ringrazio sempre di seguirmi, mi raccomando iscrivetevi al canale per appunto vedere i prossimi video, scoprire le prossime news e i nuovi tutorial. Un grande bacione a tutti e alla prossima, bye bye!